investimento dei giovani. Da una parte Di Martino, Polo, Vitelli, dall'altra Sbertoli. Stiamo parlando di Exprivia Molfetta e Revivere Milano, che fra qualche istante, con le immagini che vi vengono offerte dalla troupe formata da Nicola Spione e Sebastiano Ursi, ne ha gestito parecchio, probabilmente in meglio, probabilmente rafforzandosi sotto il profilo della emotività e della forza giovanile. Beh, questo noi sicuramente non lo sappiamo e non lo sapremo fino a quando il responso del campo del Mondoflex, oggi e più in là nel futuro. Detto tutto, Franco De Florio, dicevo, in la nostra squadra, quella molfettese, ma siamo felici di vedere su questo palcoscenico tante bellissime squadre, così come Molfettese ha registrato il record nazionale di punti in una partita. Gregor Ropret serve lo sloveno, poi diremo un particolare. Buono il suo servizio, Cortina in bagger, alza per Skrimov, gran tocco diagonale, intelligentissimo. Sì. In questo set, Polo. Og infatti, lungo, no, murato ingenuamente in questa circostanza. Era una grandissima occasione Vitelli per andare sul 23. Con Vitelli out abbondantemente. Sai, ora cominciano chiaramente a pesare sotto la montagna delle emozioni. Vitelli ha tirato fuori una jump su questo secondo set point. Ancora un altro battitore pericoloso per Milano come Skrimov. E infatti va a punti con Sbertoli, che firma il 2-0, 26-24, e Molfetta con quella ingenuità ha pagato carissimo questo finale di secondo set. Bisogna dire che sia nel primo set in maniera più... Aspettiamo solo il momento appunto del 25° punto di Molfetta. Giulio Sabbi al servizio, eccolo là, su Nicolas Hug, un missile terrificante che chiude sicuramente più combattuto in questo avvio rispetto alla debacle di Milano in avvio di terzo. Sbertoli ancora, gran servizio, gran ricezione questa volta di Molfetta. Sabbi ancora non passa, e se non passa Sabbi cominciano ad essere problemi. Difesa, bravo, sì, grande difesa, può recuperare Milano. Cortina, Sasha Starovic, non va Joao, ora è Del Vecchio murato, terza palla, può appoggiare Sabbi, mamma. Cortina, Sbertoli, primo tempo vincente. Di Giorgio Togni. Sono un affanno i ragazzi molfettesi, mentre dato per Joao Rafael, che non è riuscito a valutare questa palla che ha preso fuori. Vabbè, ma ci sta. Sbertoli al servizio con il settimo match point, Revivere. Non forza, brutta palla e finisce qui la partita. 32-30 nella maniera peggiore possibile. C'è un applauso polemico da parte di qualcuno verso il primo arbitro. Insomma, è chiaro. Come dicevi tu, era scontato che quella decisione potesse pesare sulla valutazione. Ma più che altro nel momento della partita, certo, la regola se c'è vale in tutti i momenti della partita. No, ma però, noi abbiamo detto, è chiaro che il buon senso.